Buonasera mister, Riccardo Cecchi di quella del sud del Brindisi Magazine. Catania con grande voglia, secondo me, è riuscito a vincere questa gara, dato che comunque il Brindisi per 70 minuti ha tutto sommato retto bene. Una vittoria che per il Catania è fondamentale per la classifica, ma lì si aspettava magari qualcosa in più dei suoi ragazzi, di essere più incisivi sin dal primo minuto. Grazie. Grazie a te. Abbiamo ricercato sin dall'inizio di avere il pallino del gioco, praticamente per tutta la gara abbiamo tenuto il pallino del gioco, abbiamo cercato delle soluzioni, siamo stati non velocissimi in alcune situazioni, ma è anche vero che il Brindisi per un bel po' di minuti è riuscito a scivolare veloce con le mezzali. Poi più avanti è andata la partita, più gli spazi sono allargati, già negli ultimi 10 del primo tempo sembrava che stessimo prendendo un po' di campo e alla fine si era un po' visto che nel secondo tempo abbiamo avuto 2-3 situazioni che nel primo tempo non riuscivamo a creare e quindi siamo stati pazienti nel primo tempo, anche se dobbiamo migliorare nella fase di possesso, nella velocità di determinate cose. Dobbiamo liberarci un po' di preoccupazione, perché dopo l'1-0, che è la prima volta che riusciamo a gestire così bene il vantaggio, a parte a Caserta, ma era una partita diversa, sembrava che ci fossimo liberati di qualcosa, abbiamo iniziato a giocare molto più velocemente. È anche vero che troviamo spesso squadre chiuse, quindi non è facile trovare subito dei buchi. Siamo stati equilibrati, che è una cosa importante, perché comunque non abbiamo perso distanze, nonostante la partita ti poteva portare ad alzarti con tanti giocatori e a concedere delle ripartenze pericolose. Quindi nel complesso sono contento, più che altro sono contento per i ragazzi, perché siamo usciti domenica un po' malconci dal risultato, mentalmente non era facile, invece ci siamo rincompattati. Da giovedì dopo Monterosi ho visto tante cose positive, domenica non siamo riusciti a farlo vedere in campo, anche se la partita poi ha preso delle pieghe che sembrava tutto abbastanza scritto. Ora abbiamo l'obiettivo di esultare oggi, di pensare a domenica e di cercare di ritornare nel nostro stadio e avere più credibilità da parte dei tifosi che ci hanno sempre aiutato, e se vedono che magari iniziamo a ingranare sotto tanti aspetti possono veramente essere l'arma in più che ci può dare una mano. Perché dico poi questa era una partita insomma speciale, lei che magari l'ha visto nelle ultime ore, nelle ore precedenti della gara, qual era insomma il suo sentimento? Mino era contento, tra l'altro mi dispiace perché volevo farlo uscire per prendere gli applausi del suo pubblico e invece l'ha fatto uscire dalla rimessa laterale, non sono riuscito a dargli questa soddisfazione che si meritava e me ne dispiace, perché è stato fatto per quello, è stato determinante, perché poi ha fatto l'assist del gol del vantaggio di Manuel Sarau, e quindi l'unica cosa che mi dispiace è quella di non avergli concesso una passerella nella sua città, nel suo stadio, ma era stato fatto per quel motivo lì e l'arbitro l'ha fatto uscire immediatamente. Era emozionato, è normale, penso che abbia dato più biglietti, forse c'era più gente su in tribuna, ora era molto emozionato, quindi aspettava questa partita quando nella seconda di campionato non ha scoperto di non poter giocare, cioè avremmo dovuto giocare a Taranto, ha scoperto che invece l'avevano spostata, era contento perché aveva proprio voglia di venire a giocare qua in casa sua e farsi vedere dalla sua gente. Buonasera mister, andiamo a farvi per la vittoria, oggi vi ho dato una bella prova di solidità in fase difensiva, però si aspettava un Brindisi così poco incisivo e quindi molto merito vostro o anche le merito? Noi tante partite le abbiamo giocate così, nel senso molti minuti nella metà campo avversaria, molte situazioni che dobbiamo migliorare un po' appunto nella velocità del poter fare il Brindisi. Sapevamo e ci aspettavamo questo tipo di partita, infatti abbiamo lavorato per ricercare i terzini in ampiezza e cercare di fare cross che potevamo farne un po' di più, soprattutto nel primo tempo, perché sapevamo che dentro ci sarebbe stata molta densità, perché comunque 3-3, cioè 5-3, quindi molto stretti dentro, e in questo abbiamo lavorato bene. Sapevamo che il Brindisi ci avrebbe aspettato, sapevamo che avrebbe potuto utilizzare le ripartenze, e come ha detto lei sono d'accordo sul fatto dell'essere stati compatti, di essere stati squadra, che è una cosa importante, perché poi le partite sono lunghe, ci sono tanti minuti dove si può far gol, e quando si sta tanti minuti nell'altra metà campo e si rischia poche ripartenze, prima o poi una situazione buona può sempre arrivare, quindi la partita è stata un po' questa qua. Buonasera. Mister Luigi Rubino, Lovaglio Brindisi. Mister, abbiamo visto che il Catania con i due esterni, Diego da un lato, Mocci dall'altro, ha cercato di aggirare questo 5-3-2 del Brindisi, che non so se l'ha lasciato un po', ecco, come dire,
era inaspettato, per noi sì, perché non avevamo mai visto da un quiz che metteva a 5. E poi volevo chiederle, lei ne ha incontrato alcune squadre, diciamo, di lotta per salvarsi, cosa manca a questo quiz? Guarda, io ho tanti di quei problemi per i fatti miei, che ci manca che pensa agli altri. No, è una quando abbiamo visto che ha cambiato modulo, sta giocando un po' bassi con i quinti, quindi sapevamo di poter utilizzare queste catene fuori per cercare di arginare un po' questo e di attaccare la porta. Il primo tempo l'abbiamo attaccata non benissimo, a volte potevamo andare con più giocatori, perché essendo già lì potevamo fare meglio determinate cose, però veramente... A parte che non mi piace parlare del lavoro dei miei colleghi, e penso che tutti noi viviamo momenti positivi e negativi. Noi venivamo da una domenica brutta, io conosco bene il vostro direttore, io ho detto guarda, domenica noi abbiamo passato la stessa, ovviamente noi con più gente, quindi fa anche più rumore, però poi tutto in questo sport può cambiare. Di squadre per lotta e retrocessione ne abbiamo beccate poche per ora, sinceramente, perché abbiamo giocato con tante squadre al di sopra, però è una squadra che ha i giocatori per poi entrare nelle dinamiche interne, non lo so. Io quello che ci tengo a fare, perché se sono a parlare qua ancora oggi, l'ho detto anche prima in una conferenza precedente a questa, devo per forza ringraziare la società, perché nel calcio che va veloce come oggi, dare fiducia ancora a me dopo la partita di domenica non è scontato, e quindi mi riempie d'orgoglio e mi rende felice sapere di poter lavorare con persone così. Io l'ho detto anche dopo la prestazione, dopo la partita di domenica, senza sapere del mio futuro, e non potrò mai prendermi l'alibi di non aver potuto lavorare bene con questa società. Dall'altra parte sono contento per i ragazzi, perché hanno fatto una partita non facile mentalmente, ma hanno voluto raccogliere questi tre punti, ma soprattutto, come anche voi avete riscontrato, abbiamo dato l'impressione di essere molto quadrati. Questo deve essere un po' l'inizio, e quindi sono molto felice di tante cose. So benissimo che abbiamo un campionato che viaggia veramente veloce, abbiamo adesso la serenità di poter andare ancora in ritiro per 2 o 3 giorni fino alla partita di domenica, e abbiamo l'opportunità di dare continuità e dimostrare che abbiamo preso una strada che ci può portare, non lo so dove, ma sicuramente meglio di dove siamo.